sanitaria. E a proposito di ospedali, porteremo in regione la dote di 10.000 firme di cittadini che esprimono in maniera civile il loro dissenso per lo scippo dell'ospedale di Praia a Mare. Così Raffaele Cardillo, presidente del Comitato Cittadino in difesa della struttura sanitaria, si farà portavoce delle lagnanze del territorio in occasione dell'incontro previsto per domani, martedì 5 aprile, a Catanzaro, presso il Dipartimento della Sanità regionale, con il responsabile del piano di rientro, Gianluigi Scaffidi. Con i rappresentanti del comitato parteciperanno anche i sindaci dei comuni interessati e la dirigenza dell'ospedale praiese. Cercheremo ancora, ha detto Cardillo, di restituire al presidio ospedaliero di Praia la denominazione di struttura per acuti, ma, ha aggiunto, di fronte all'ostinazione della Regione Calabria, sottoporremo proposte alternative come una maggiore specializzazione con reparti di riabilitazione, in particolare ortopedica e cardiologica. Quest'ultima, prosegue il presidente del comitato civico, in vista della dotazione del centro stroke presso l'ospedale di Cetraro. Per il Comitato resta comunque in piedi l'opposizione alle scelte regionali. Scelte, ha aggiunto Cardillo, che metteranno in difficoltà gli abitanti dell'Alto Tirreno Cosentino, a cui non sarà garantito il diritto alla salute. Per l'incontro di domani, ha concluso Cardillo, ringrazio l'interessamento del consigliere regionale Gianluca Gallo. E andiamo a Scalea, dove è stato inaugurato, nel corso di una dettagliata presentazione, lo sportello di accoglienza agli immigrati. Vediamo di che cosa si tratta nel servizio di Martino Ciano. Tante culture e una società, questo lo slogan che ha fatto da cornice alla dettagliata e coinvolgente presentazione dello sportello di accoglienza agli immigrati di Scalea, tenutasi nella sala consiliare del comune venerdì scorso. Promosso dal consigliere comunale di Scalea con delega ai servizi sociali e al terzo settore, Angela Riccetti, lo sportello nasce dall'esigenza di dare risposte ai tanti immigrati che abitano nella cittadina e che rappresentano il 7% della popolazione. I passi per l'integrazione sono lunghi, soprattutto perché il primo problema che trovano ad affrontare è il lavoro, quindi attraverso il lavoro, non conoscendo le leggi, l'integrazione risulta difficile. Soddisfatto anche il primo cittadino di Scalea, Pasquale Basile. Era uno degli impegni in campagna elettorale, visto che comunque aiutare loro, aiutare a comunicare, a muoversi nella burocrazia, a semplificare anche la loro vita, se vogliamo, è non solo un dovere civico, ma credo un modo abbastanza semplice e poco costoso di comunque muoversi verso un'integrazione che all'origine evita qualsiasi tipo di tensione sociale, e Dio sa quanto ce n'è bisogno proprio in questo periodo. Pieno appoggio a questo strumento importante per l'integrazione e la pace sociale è giunto dall'assessore provinciale alle politiche sociali e al lavoro Maria Francesca Corigliano. Tutte le forme di collaborazione richieste, sia in termini di buone pratiche, e credo che questo sia già tanto, sia poi se c'è necessità di una organizzazione ed eventualmente anche di altre forme di sostegno, la provincia di Cosenza è sempre comunque un punto di riferimento per tutti gli amministratori locali, sindaci e assessori del territorio provinciale. E ancora più significativo è l'apprezzamento giunto da Don Giacomo Benvenuto, uno dei parroci di Scalea da sempre impegnati in prima persona nell'integrazione dello straniero, a tratto. Quando si muovono i volontari è una parte, una porzione, e quando le istituzioni sono presenti davvero infonde una speranza e una fiducia maggiore. Il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, ha scritto una lettera al presidente della giunta regionale Giuseppe Scopellitti per denunciare lo stato di abbandono del poliambulatorio di Diamante. Ritengo non più tollerabile una situazione che mortifica il legittimo diritto dei miei concittadini, ha detto Magorno, ad usufruire dell'assistenza sanitaria in un presidio funzionale e consono alle funzioni primarie cui è destinato, in una città capofila nel territorio e che, come è noto, ospita nel periodo estivo numerosi turisti. Gli utenti lamentano soprattutto ritardi nell'erogazione delle prestazioni e attrezzature per cure ortopediche inutilizzate e lasciate a deteriorarsi nel corridoio di ingresso. Inoltre non c'è un razionale utilizzo degli operatori sanitari e da tempo la ASP non paga il fitto dei locali e non cura la loro manutenzione. Infine, nonostante i nuovi locali messi a disposizione dal Comune, la Commissione Invalidi Civili non è tornata a riunirsi a Diamante e le stanze restano inutilizzate.
Voltiamo pagina, andiamo a Tortora, dove sabato pomeriggio nel quartiere Marina sono stati ritrovati diversi cani senza vita. Da tempo in molti ne lamentavano la pericolosità e l'amministrazione comunale aveva regolamentato l'emergenza con appositi provvedimenti, ma senza risolvere definitivamente il problema. Qualcuno evidentemente è ricorso ad estremi rimedi, ma ha fatto inorridire i cittadini. Vediamo il servizio. 7 cani avvelenati a Tortora. A lanciare l'allarme, uno dei cittadini che nel pomeriggio di sabato hanno rinvenuto i randagi senza vita nel quartiere Marina. Questa è una cosa assurda perché è paragonabile a un omicidio. La legge parla molto chiaramente. Ho fatto anche una denuncia contro ignoti perché bisogna vedere chi è stato. Uno solo della muta dei randagi, spesso avvistata tra Corso Guglielmo Marconi e Via Panoramica al Porto, è riuscito a salvarsi, perché tempestivamente trasportato in un ambulatorio veterinario. Sintomi aspecifici di avvelenamento, la diagnosi del professionista che ha visitato l'animale. Tutto lascerebbe pensare ad un collegamento del grave gesto di sabato con l'ormai annoso problema del randagismo. In particolare in questo quartiere già da tempo commercianti e cittadini lamentano disagi per la sicurezza e l'igiene, con tentativi di aggressione ai passanti, spesso costretti a fare lo slalom tra gli escrementi. L'amministrazione comunale lo scorso ottobre ha cercato di regolamentare l'emergenza con specifiche misure restrittive, ma i risultati tardano ad arrivare. E restiamo in cronaca. Una complessa organizzazione di truffatori è stata scoperta nella piana di Gioia Tauro dalla Guardia di Finanza, che questa mattina ha eseguito 11 mandati di arresto. L'organizzazione, secondo l'accusa, avrebbe compiuto truffe per almeno 3 milioni di euro, costituendo imprese fittizie per ottenerne la partita IVA e poi depositare in banca le ingenti somme poi utilizzate per le truffe. Nel corso dell'operazione denominata Easy e a cui hanno partecipato anche polizia e carabinieri sono state arrestate in totale 9 persone. La banda utilizzava un sistema tutto sommato semplice e collaudato: acquistare merce per lo più da ditte del nord, versare un acconto e poi sparire con il bottino. In questo modo, in pochi mesi, tra il 2006 e il 2008, sarebbero spariti nel nulla prodotti commerciali per oltre 3 milioni di euro, ma in 2 anni di indagine coordinata dal procuratore della Repubblica di Palmi, Giuseppe Creazzo, il sistema messo su dai fratelli Antonio e Luciano Russo, da Eugenio Romano e da Rosario Caridi è stato ampiamente ricostruito. L'accusa per i 4 è di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, oltre a varie altre ipotesi di delitto, quali riciclaggio, bancarotta fraudolenta, usura ed esercizio abusivo di attività finanziaria. Luciano Russo è anche ritenuto legato ai clan, alle cosche Molè e Piromalli, anche in virtù di stretti rapporti di parentela. Voltiamo pagina. Gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori dello Ionio Cosentino seguiranno lezioni di educazione civica del mare tenuti da ufficiali e sottufficiali della Guardia Costiera di Corigliano Calabro. L'iniziativa, che durerà per tutto il mese di aprile, coinvolge alunni di età compresa tra i 10 e i 18 anni dei licei classici di Corigliano e Cassano, dei licei scientifici di Corigliano, Cariati e Rossano, dell'Ipsia di Cassano e delle scuole secondarie di primo grado di Cassano, Trebisacce e Schiavonea. Gli studenti parteciperanno ad un programma didattico di approfondimento sulla sicurezza in mare, con la proiezione di filmati su drammatici salvataggi e lezioni su norme e regole che vigono in mare. L'obiettivo della Guardia Costiera è di sensibilizzare i più giovani al corretto uso della risorsa mare. Voltiamo ancora pagina. Al Museo di Arte Contemporanea di Praia a Mare, gli allievi del corso di fotografia creativa Scrivere con la luce hanno incontrato sabato scorso docenti e studenti dell'Istituto per la Cinematografia e la Televisione Roberto Rossellini di Roma. L'incontro rientra nel corso di fotografia organizzato anche quest'anno dalla cooperativa Mondo Cultura Atena in collaborazione con l'atelier Dufault-Semblant. L'Istituto Rossellini da 40 anni è il polo unico in Italia per la formazione tecnica nel settore della cinematografia, della televisione, della fotografia e della grafica pubblicitaria. Questa esperienza si pone come completamento di un corso di fotografia creativa attento e partecipato e si inserisce nella collaborazione che il Museo di Arte Contemporanea sta portando avanti con la Biennale Internazionale di Arte Fotografica Riviera dei Cedri, che quest'anno giunge alla sua terza edizione. Prima di chiudere il nostro telegiornale, come di consueto, un'occhiata agli appuntamenti previsti per domani in Calabria. Cominciamo da Scalea, perché è prevista l'assemblea degli iscritti dell'Alto Tirreno di Alleanza per l'Italia e Alleanza Ecologica per l'Italia, che si ritroveranno per eleggere i dirigenti e i delegati alla terza assemblea nazionale, appuntamento alla sede del Faro alle ore 20. Cosenza.
giornata della solidarietà e del fanciullo su iniziativa del Centro Servizi del Volontariato, appuntamento alle 9 al Cinema Teatro Italia. Ancora a Cosenza il rettore Giovanni Latorre ricorda il riconoscimento conferito il 26 novembre scorso dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al professor Nuccio Ordine. Il ricordo verrà fatto alle 10 alla sala University Club della Unical. A Rogliano fa tappa l'Antimafia Day, appuntamento alle 10.30 all'Istituto Guarasci. A Catanzaro, conferenza stampa per la presentazione della nuova offerta formativa del sistema scolastico regionale, a cura dell'ufficio scolastico, del direttore dell'ufficio scolastico Mercurio e dell'assessore regionale Caligiuri. L'appuntamento è alle 12 all'Hotel Palace. Infine, a Castrovillari, la quinta edizione della rassegna di corto e medio metraggi. Il titolo è La tela di Penelope e l'appuntamento è alle 21 al Teatro della Sirena. Prima di chiudere vi ricordo che questa sera nel programma Sport News in onda alle 21 il nostro Gaetano Bruno e i suoi ospiti si occuperanno dell'intenso weekend di sport che si è appena concluso. In particolare in promozione il Praia, battendo la Paolana in casa, ha regalato al San Marco il passaporto per l'eccellenza. E con gli ospiti, tra gli ospiti di Rete 3 Sport News c'è proprio il mister del San Marco, Tonino Curcio. Con questo era veramente tutto per il nostro telegiornale. Allora l'appuntamento è per le ore 21 per Rete 3 Sport News. Pietro Nigro vi dà il suo grazie per averci seguito fin qui, insieme ad Antonello Gazzaneo che ci ha assistito dalla regia e Vittorio Scuotto che ci ha assistito in studio. Buon proseguimento allora con i nostri programmi e arrivederci.